un'immensa area ancora incredibilmente in attesa di bonifica, mentre passano gli anni e cumuli di calcinacci, cemento, ferro, immersi tra rovi ed erbacce, riposano in pace in pieno centro cittadino a Lanciano. Tra Viale Cappuccini e Via Martiri 6 Ottobre un tempo sorgeva il tabacchificio Atla, in una storia gloriosa e un'occupazione soprattutto femminile. Una volta in disuso, la struttura è stata demolita, il sito acquistato da un imprenditore locale, il ripristino dei luoghi mai effettuato. Da ormai più di 20 anni e nell'alternanza delle varie amministrazioni comunali la questione mai è stata presa di petto. Italia Nostra fa la voce grossa da tempo. Il presidente Pierluigi Vinciguerra. In pieno centro di Lanciano, Viale Cappuccini, la strada che porta direttamente alla scuola media Mazzini. Ma è possibile? È la bellezza di quasi 15 anni. Con la giunta Paolini, ricordo che feci la prima richiesta di far pulire questo sedimento, quest'area completamente abbandonata, con di tutto e di più abbiamo, e a distanza di tutto questo tempo mi ritrovo di nuovo ad avere una giunta Paolini, amministrazione Paolini, dopo quella di Pupillo, non ancora si riesce a risolvere questo problema annoso. È veramente una schifezza. È possibile che le amministrazioni che si sono succedute, quella odierna, ad avere la concretezza di dire a chi è il proprietario, non so chi che sia, se sia il Padre Eterno oppure qualcun altro, è possibile che non si possa fare ordinanza, un'ordinanza seria, retta e corretta a ripulire quest'area. Non si può più camminare in questa zona, pieno di spine, di erbacce, di cespugli, di tutto e di più, e la dobbiamo finire. O c'è qualcosa sotto in questa situazione, oppure evidentemente questa amministrazione vuol far rimanere per l'ennesima volta quest'area così. È bene che il sindaco Filippo Paolini prenda immediatamente provvedimenti, altrimenti avvertiremo l'ARTA, avvertiremo la regione, avvertiremo la provincia di questo fatto e di questa situazione scandalosa. È una vergogna per Lanciano.